Buonasera a tutti, benvenuti e benvenuto soprattutto al professor Franco Cardini. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. Oggi vogliamo parlare innanzitutto della parata che stamani si è tenuta sulla piazza Rossa di Mosca, come eh, da tradizione, dato che oggi è il settantesimo, 77 pardon, anniversario della vittoria sul nazifascismo. E quindi, innanzitutto, vorrei chiedere come mai è così importante per il popolo russo e per la sua eh, leadership. Commemorare questa giornata, perché in Italia eh, fatichiamo a capire perché c'è bisogno di una parata. E del ricordo anche. Intanto vorrei chiarire, soprattutto a me stesso, un problema. Sono io che ho una certa età e quindi è normale che si abbassi anche l'udito, ma sono io che continuo a sentire male, a fraintendere, o si continua a dire che è il 67esimo? Io sono 77. 70 con la. 77esimo. 77. 77. No, perché ho, ho sentito dire non da lei, ma in giro in varie emittenti 67esimo e mi sembrava, francamente, sarebbe stato meglio per me perché io ero un ragazzino di cinque anni, quando è successa, ecco, sarei stato contento di avere dieci anni di meno, che ho dovuto. No? Mi è andata male, quindi 77 anni, successivamente. Sì, io comincerei con una notazione, io faccio, ognuno ha le sue formazioni professionali, io mi occupo di storia, ora non oso dire sono uno storico, che è una frase che mi sembra anche ridicola, ma diciamo eh, sono professore di storia e eh, mi occupo di storia e quindi il, ho la mia deformazione professionale, io vedo le cose attraverso il prisma della mia professione e la mia professione, la storia ormai... Mh, per la riforma gentile cento anni fa era una, fine, una scienza affine alla filosofia. E si capisce il grande duello fra Giovanni Gentile e Benedetto Croce sul rapporto tra filosofia e storia. Però noi abbiamo un po' abbandonato quel modo di vedere le cose che i russi hanno abbandonato fino a un certo punto perché i russi sono passati attraverso una massiccia cultura di sinistra hegeliana e questo discorso dell'affinità fra filosofia e, e storia è molto hegeliano ma noi siamo passati un po' da altre parti attraverso la sociologia francese quella americana la, la, la New History la Nouvelle Histoire quindi per noi la storia oggi è una scienza umana ed è molto affine a una scienza sociale. E quindi io vedo queste cose in un prisma che è fondamentalmente antropologico. Eh, premesso che le, pare, le parate ci sono in tutto il resto del mondo, e premesso altresì che tra i popoli che tengono più a queste cose sono, guarda caso, gli statunitensi, e soprattutto il loro grande modello culturale, che nonostante tutto resta quello, il modello anglosassone. Chiunque viaggia in Inghilterra avrà notato che non c'è villaggetto sperduto eh, nel, nel Devonshire, o in, o in Scozia, o in Irlanda, che non abbia il suo piccolo museo reggimentale. È una cosa che noi, quando nessuno ci sente, o quando siamo in vena di polemica francamente di bassa lega, definiamo militarismo, però se io dico militarismo rivolto alla grande tradizione militare inglese, eh, tutti osservano che non sono abbastanza democratico, insomma, della patria, della democrazia che è il migliore dei sistemi, eccetera eccetera, citare Winston Churchill, a questo punto dire che l'amore per gli anglosassoni per le uniformi, per i centenari, per i centenari passati in uniforme, è qualcosa di militarista non si può dire. Per i tedeschi, sì, per gli inglesi e per gli americani, non si può dire. Per i russi, naturalmente, sì. E, essendo i russi prigionieri di una dittatura, essendo guidati da un uomo cattivo che è il, lo Hitler redivivo, vivo. È l'ultima delle incarnazioni di Hitler, perché avrete notato che Hitler ha più avatar di Vishnu, praticamente, ogni tanto risorte fuori, è stato Saddam Hussein, è stato Assad. Prima era Nasser, Gheddafi ovviamente, non parliamo di Stalin, per carità. E, e beh allora noi diciamo eh, militaristi, guerrafondai, come si diceva una volta, eccetera, eccetera. No, ma il problema è appunto antropologico. I russi, il popolo russo ha alle spalle un, um, tre secoli al me, almeno di governi autoritari, di una cultura che naturalmente mette il servizio, il servizio militare, che è una forma di servizio, di, di servizio pubblico, bisogna ricordarlo, un servizio alla, alla propria comunità, eccetera, lo mette in una posizione privilegiata, questo è successo nel, durante lo zarismo, è successo moltissimo durante l'Unione Sovietica, mai il periodo storico è stato pieno di eroi come l'Unione Sovietica, gli eroi del lavoro, gli eroi della patria, gli eroi della resistenza, gli eroi dell'antifascismo e via discorrendo. E oggi questa cultura non è ancora vinta, non siamo arrivati ancora a metabolizzarla in pompon girls, palloncini colorati o altre cose, perché questo non rientra nella cultura russa, anche se la cultura russa si è molto occidentalizzata, come, come non rientra nella cultura ucraina, non va più di moda dire che l'Ucraina è una parte della Russia e sottolineare che essere ucraini significa stare ai confini, ma, ma interni della Russia, ma diciamo, e questo non non si può non dire che gli ucraini sono molto affini ai russi e che se dalla, se dalla Russia ci togli l'Ucraina, a cominciare da Gogol, eccetera, eccetera, beh veramente ci resta una parte eh, ingente della storia russa che resta tagliata fuori. Quindi questo bisogna calcolarlo perché in questo momento noi assistiamo a una cosa grave pericolosa, orribile, che però è molto significativa, come spesso nella storia purtroppo sono le cose gravi, pericolose ed orribili. Noi assistiamo forse a, visto che siamo in cose russe, diciamo che assistiamo a una tragica mafiosca, eh, sapete quelle bamboline di legno che si svitano e dentro c'è una bambolina più piccola, nella grande bambolina orribile della guerra. Che, francamente, beh, insomma, fino a poche settimane fa, alcuni, fra cui c'ero anch'io in terzultima fila, dicevano che questa non era una guerra fra russi e ucraini, ma era una guerra fra russi e NATO, fra russi e Occidente, fra virgolette, intendendosi per Occidente una cosa molto molto una cosa molto politica, non storica, non antropologica, ma politica. L'Occidente è schierato militarmente in un'organizzazione che è l'alleanza della Nato, lasciamo perdere se sia veramente un'organizzazione esclusivamente difensiva, perché il discorso ci porterebbe in alto mare, ma comunque è un'organizzazione che ha una, un capo, un vertice ben preciso, un alto ufficiale statunitense che per per statuto il segretario generale no, deve appartenere a uno dei membri, a uno dei popoli membri della Nato a rotazione, ma il il capo militare deve essere sempre un altro generale statunitense che quindi ha giurato fedeltà al presidente degli Stati Uniti d'America. Nella misura in cui noi apparteniamo a un'alleanza politico-militare come la NATO, noi dobbiamo sapere che la nostra eh, sovranità militare è stata compromessa. Eh, C'è la possibilità di essere d'accordo di sostenere che questo è un bene? Certamente sì. Una, fa, una sezione della propria sovranità, tutte le volte che noi facciamo qualcosa di federativo o di confederativo, viene evidentemente tolta ai singoli stati e data a un potere superiore, che è appunto il potere del governo centrale. Quindi non c'è nulla di scandaloso nel dire noi non abbiamo più sovranità militare perché l'abbiamo delegata. Agli Stati Uniti d'America. Niente di male in questo. Io credo che moltissimi italiani, senza dubbio nell'Italia che conta, eh, nell'Italia politica, l'Italia dei gestori dei mass media, saranno lietissimi di questo. E va bene, buon pro gli faccio. Io personalmente sono meno lieto, anche questo appartiene alla mia, alla mia libertà. Preferirei che le cose andassero fossero sistemate diversamente lo sento come un peso e soprattutto di questi tempi lo sento con grossa preoccupazione anche perché l'Italia è piena di basi nato e il giorno che Dio non voglia e aggiungo io personalmente non credo che le cose arriveranno fino a questo punto ma il giorno che veramente il conflitto non si riuscisse a fermare ma si estendesse e si approfondisse e diventasse appunto che Dio non voglia Qualcosa di simile a quello che noi sbrigativamente alla, al bar dello sport definiamo la terza guerra mondiale, che per qualcuno è già cominciata, per qualcun altro, per qualcun altro non ci sarà mai, eh, lasciamo perdere questo, queste ipotesi. Ma il giorno che ciò dovesse succedere, i russi o i cinesi non bombarderanno l'Illinois, non bombarderanno il Wyoming, però certamente bombarderanno la Sicilia, certamente la Toscana. Certamente il Veneto, certamente la Sardegna, perché noi sappiamo, c'è cioè un giornalista di un quotidiano Lucchese, diciamo, un quotidiano centro, centro italiano eh, Lucchese che ha, eh, si è divertito a fare un libretto contando le basi della NATO e le basi dell'esercito degli Stati Uniti d'America non sono la stessa cosa. Presenti in Italia eh, arriviamo quasi a 200. Sono magari piccoli nuclei però sono anche grandi laboratori politico, tecnologico, militari che probabilmente penetraranno a imperi eh, protocolli segreti che noi non conosciamo. Io mi auguro che le conosca almeno il Presidente della Repubblica, ma sono esplicitamente segreti e questo stride con il nostro assetto democratico. Comunque tant'è, secondo questi protocolli, forse se, ci, se li potessimo leggere scopriremmo con orrore o con inquietudine, che noi siamo irti di testate eh, nucleari. Se siamo irti di testate nucleari, non siamo solo ben coperti da un ombrello nucleare, ma siamo anche esposti, perché eh, quando ci sono i conflitti, una base offensiva diventa immediatamente anche un obiettivo. Queste cose bisogna, bisogna saperle, queste cose si dovrebbero sapere molto. di più e meglio, io non credo che anche nella più aperta e nella più libera e nella più, aggiungo, ingenua delle democrazie, tutto quello che è il riservato dei, del politico debba e possa essere messo alla portata di tutti, certamente no. Come, come si lavora in qualunque scienza, in qualunque branca del nostro sapere, insomma, quando noi andiamo dal medico e ci facciamo visitare e il medico ci fa degli esami particolari, noi sappiamo bene che c'è una, una parte dei referti che lui non ci dice o non ci dice tutta o non ci dice ancora. E questo appartiene naturalmente alla sua esperienza e alle sue prerogative. Quindi lungi da me l'idea... Che la NATO ci debba, debba spiattellare eh, a tutti i 70 milioni o quanti siamo in Italia i suoi segreti, però, ci sono e sono evidentemente manovrati, e questo ci preoccupa, da una potenza che sta al di fuori del nostro, della portata del nostro controllo, almeno teorico. Se a questo aggiungiamo che anche. Eh, uffici politici italiani sono al di fuori del controllo almeno degli uomini e delle donne della strada beh il quadro che viene fuori ecco è tale che tutte le volte che pronunziamo il termine democrazia i casi sono due o ci guardiamo dentro e l'analizziamo o altrimenti ci scappa da ridere data questa premessa domani eh, mario draghi vola a washington cosa ci va a fare nel contesto a, attuale a saperlo, come diceva Mazzaglia in quelli della notte. Nel contesto attuale, la sua visita è una visita che senza dubbio in, richiede, invoca, invita a riflessioni. E io credo che non ci sia nessuno che non pensi, poi ci può mettere tutti i contenuti che vuole, ma che non pensi che Draghi parlerà col presidente Biden, soprattutto. La situazione attuale. Io non credo che il presidente Draghi, a onta delle sue ultime esternazioni, che francamente mi hanno lasciato un pochino perplesso, io non credo che il, come dire, il superottimismo del presidente Draghi, se non è un atteggiamento, in questo caso sarebbe anche Positivo, è, è rassicurante vedere il proprio capo del governo che è tranquillo, che addirittura scherza su queste cose. Però direi che questo nostro essere in prima linea, questo nostro essere in prima linea senza poter scegliere in che misura e fino a che punto lo siamo, questo nostro poter essere in prima linea ed esposti a pagare. Parlo anche di fatti economici, eh. I fatti economici in termini di costi di beni di servizi di materie prime di posti di lavoro di tutto quello che è il risultato della ricaduta delle gravissime sanzioni imposte alla russia che però la russia in gran parte sta e provando certamente ci mettono del loro e bisogna fare la, la tara alla, alla loro mh, la loro propaganda che è molto forte però in ogni modo non pare che la Russia sia stata veramente come auspicava per esempio una certa leggerezza, leggerezza mi pare anche il nostro ministro degli esteri non credo che si possa dire stiamo mettendo in ginocchio la Russia roba del genere la Russia non dà l'impressione di essere stata messa in ginocchio la Russia ci ha riservato delle sorprese una sorpresa che io non posso dire buona né cattiva perché questo dipende da ciascuno di noi ma una sorpresa eh, nel senso che una notizia che non ci attendevamo è che l'esercito russo del quale a livello statistico e a livello anche di, di, dei servizi che, che, che si sono attivati ha un parco di ordigni nucleari impressionante però sul piano dell'esercito che noi potremmo definire tradizionale è, è sempre stata molto viva, soprattutto fra quelli dei nostri militari che sono, che sono più attenti, che hanno anche una preparazione di eh, filosofia della, della scienza militare. So, Cito a caso un Bertolini, un Ligobbi, un Mini, e ce ne sono molti che sono bravi e eh, che studiano. Oltre a fare il loro lavoro cioè, è un, è ordinario, e beh, è, è di, molto diffusa l'idea che l'esercito russo sia qualcosa di legnoso, qualcosa di un pochino antiquato anche nelle catene di comando. E l'hanno mostrato. Naturalmente, noi, noi siamo da questa parte della barricata. Vediamo, eh, siamo, mi dispiace dirlo, noi soprattutto spettatori siamo purtroppo passivi nel senso peggiore del termine ci resta soltanto il nostro senso critico per poter diventare da passivi attivi perché siamo obbligati a vedere quello che ci fanno vedere quello che ci fanno vedere spesso è di bassa qualità spesso è chiaramente propaganda noi non, non ci crediamo insomma prendiamo un po' le distanze però nello stesso tempo l'impressione che ci danno l'impressione di quello che vediamo ci danno soprattutto perché le nostre fonti sono principalmente ucraine e non solo ucraine ma anche occidentali è di un esercito che sostanzialmente ha fallito almeno, almeno all'approccio tattico del suo, del suo compito teniamoci gli, gli specialisti non sono del tutto d'accordo con questo io mi sono occupato anche di storia militare, ho scritto perfino un paio di libri a riguardo, però non sono assolutamente uno specialista. Bastasse scrivere un libro per essere specialisti. Io ho un, sotto gli occhi i commenti, per esempio, del generale Bertolini, il quale dice: Attenzione, Putin non aveva non ha mai detto che la sua spedizione, non ha usato il termine spedizione punitiva, così non ha mai usato il termine guerra, il suo intervento, la sua, la sua azione militare fosse finalizzata a occupare esclusivamente Crimea e Donbass. Lui non, mai, non ha mai detto che le forze russe avrebbero dovuto agire sul terreno. Quindi in senso squisitamente tattico, la tattica è questa, l'azione sul terreno, che dovessero agire soltanto nelle, nelle zone che più gli interessano. E le zone che gli interessano sono la Crimea, la costa del Mar Nero e la fascia de, destra dell'estuario del Don, quello che si chiama Donbass praticamente. Putin non ha mai assicurato, io vidi con molta attenzione il messaggio. Della notte del 24 febbraio, lo vidi per caso perché era sveglio, però mh, me lo sentì con molta attenzione. Qualche parola russa la conosco perché ci ho un po' lavorato per diversi mesi, e quello che mi sembrava mh, non era il messaggio di un'azione che sarebbe stata volta a occupare territori che interessa che alla Russia interessa. In qualche modo o incamerare o controllare. Lui non disse nulla sulle forme di controllo, non disse che queste forme di controllo avrebbero dovuto essere assolute. Quindi, in fondo, anche in quel discorso che fu molto duro, poi Putin è una personalità gelida, Il mio amico Cacciari ha scritto un articolo intitolato Detesto Putin, ma io non detesto Putin, non lo trovo molto simpatico, questo sì, ricordo perché ho buona memoria di come il Putin, allora funzionario e militare dell'Armata Rossa e funzionario dei servizi, si comportò nei confronti per esempio della Cecenia, mi ricordo, mi ricordo il massacro di Grozny, queste cose non... Molti che oggi dicono così male di Putin e che eh, dicono che è il nuovo Hitler eh, hanno, danno l'impressione di soffrire d'amnesia perché non sanno quali sono le radici che portano il loro giudizio su Putin a essere forse non troppo lontano dalla realtà. Però Putin è personaggio che fino ad oggi ha dato prova di affidamento, cos'è, un politico affidabile, uno che dice la verità, per carità. Eh, le bugie le diciamo tutti, e un politico un basta, non è, non è necessario nemmeno leggere Machiavelli per sapere che un politico dice spessissimo le bugie, perché le bugie sono uno strumento di lavoro per lui. Va benissimo. Però è affidabile, nel senso che i suoi impegni eh, fino ad oggi li ha sostanzialmente. Mantenuti e oggi sta dando un'ulteriore prova di impegni che non, non mi sembra abbia intenzione di disattendere. Quando lui dice che non vuole parlare con Zelensky, non ha mai accompagnato eh, il giudizio su Zelensky a. Mh, Espressioni francamente un po' volgari come quelle che Biden usa quando parla di Putin, macellaio, assassino, nuovo Hitler, roba di questo genere, no, semplicemente detto che Zelensky danza su una, su una musica che non ha scritto lui e che si è prestato con, con gioia a danzare su quella musica e che non è lui che prende le decisioni importanti per cui dal punto di vista di Putin questa non è una guerra intanto lui lo dice e lo ripete e ha fatto anche una legge al riguardo ma questa comunque non è una guerra fra Russia e Ucraina questa se c'è una, una situazione conflittuale beh, evidentemente c'è perché altrimenti i carri armati ci stanno a fare e questa è perché è in atto una guerra fra la Russia e la Nato la Nato che da anni Minaccia di avanzare sempre più ad Oriente, disattendendo impegni precisi che si era preso fino dal 1990. Questo Putin l'ha ricordato con la sua solita glaciale, glaciale precisione: e non gli si può in questo almeno dar torto. E allora a che punto, a che punto siamo? Putin non dice. Che è inutile parlare con Zelensky o che Zelensky gli fa orrore o che gli fa schifo. Dice semplicemente che Zelensky non è il suo interlocutore. Il suo interlocutore è un signore, il quale sta a Washington, è il capo della NATO, è, a differenza del suo predecessore Trump. Non parla affatto malissimo della NATO, come faceva Trump, al contrario, è un grande estimatore della NATO ed è deciso a servirsi dello strumento della NATO che in questo momento è uno strumento di guerra. Vogliamo dire guerra difensiva? Beh, è un po' da, è un po da provare che sia una guerra difensiva, ma comunque diciamo guerra difensiva. Però l'interlocutore di, di, di Putin è Biden e non è Zelensky. Quanto a Zelensky, a questo punto la prova, dico questo e poi Giaccio, la prova che non siamo davanti a un interlocutore se non mediano, se non eh, provvisorio, di, apparente addirittura di Putin, è che la volta che Zelensky, forse eh, perché per motivi politici ha deciso di fare una mossa molto audace, forse perché c'è stato obbligato anche da una parte dell'opinione pubblica che lo sostiene, perché ripeto in questa matriosca che è la guerra tra la Russia e, eh, e la NATO e qui credo che Putin abbia ragione, dentro c'è un'altra guerra che noi non vediamo. Noi vediamo la guerra contro la Russia e gli ucraini ma non vediamo il fatto che l'Ucraina eh, abbia al suo interno un elemento di resistenza al suo governo, di resistenza alla sua maggioranza, ma questo c'era, c'era fino a pochi mesi fa e siccome l'Ucraina non è affatto, contrariamente a quello che si dice e si ripete sui nostri media, una esemplare democrazia all'europea, assomiglia molto di più alla democrazia autoritaria, alla Russia alla russa si chiudono partiti si chiudono giornali si chiudono emittenti anche da noi la signora von der Leyen ha fatto chiudere qualche emittente io mi chiedo com'è che la signora von der Leyen fa chiudere solo le emittenti di fake news mentre quando le emittenti in Russia vengono fatte chiudere dal governo di Putin quello è un atto dittatoriale questa differenza non l'ho capita ma non importa sta di fatto che in questa situazione che vede due interlocutori precisi uno che per il momento aspetta, ed è Putin, e l'altro che non ha nessuna intenzione di sedersi a nessun tavolo di negoziato, che è Biden, ma che continua a sostenere che la guerra deve andare avanti fino a ottenere una piena pace, che è un eufemismo per dire fino a mettere appunto la Russia, come diceva qualche settimana fa eh, Di Maio, in ginocchio. Allora, in questa situazione, il... Il convitato di pietra eh, non è eh, Putin, ma è piuttosto Biden. Qual è la cartina di Tornasole per questo discorso? Una cosa recentissima. Zelensky prende il coraggio a quattro mani, forse il coraggio della disperazione, forse sta bleffando, non lo so, ma dice: Beh, volete la Crimea? Se questo deve essere il, il prezzo della pace, intanto prendetevi la Crimea sottintendendo. Adesso non cominciate a chiedere anche il Donbass e poi il porto di e poi il corridoio e poi altre cose. Già questa è una cosa che fa pensare che Putin non avrebbe potuto accettarla, non avrebbe ne potuto né voluto, però è un grosso passo in avanti, fino a qualche giorno fa Zelensky parlava di resistenza fino all'ultimo uomo. E veniva approvato da tutti i bravi eh, politici, anche militari occidentali, che in questo, a questo punto stanno facendo la parte di quelli che duri e puri vogliono fare la guerra alla Russia fino all'ultimo ucraino. Ma questo non mi sembra francamente molto corretto. Io come occidentale questa idea della guerra per interposto popolo francamente non, non mi piace, me la, sen la sentirei sulla mia coscienza. Se poi Biden o anche Draghi sono contenti di questo, buon pro gli faccia. Però appena Zelensky ha tirato fuori questa cosa, evidentemente non concordata. Con quelli che, loro, che sono i, i suoi vertici, perché anche, anche Zelensky ha un debito di sovranità nei confronti di qualcun altro che gli dà le armi, che lo finanzia economicamente, che gli dà i consiglieri militari, che gli permette di continuare a, a resistere, perché questo è il punto. Quando Zelensky ha fatto qualcosa che evidentemente non era stato autorizzato a fare, non l'ultima ruota del carro della Nato, ma si è mosso il segretario generale e ha detto noi Nato non siamo belligeranti". e qui io chiuserei che Arlecchino si confessò burlando ma in ogni modo noi non siamo belligeranti però non dobbiamo cedere e non cederemo mai beh allora decidetevi siete belligeranti non cedete non siete belligeranti fate il santo piacere di tener conto anche del del parere dei belligeranti che evidentemente sono stanchi, sono impauriti, hanno subito perdite terribili, tremende e bisogna rendersi conto anche di questo. Davanti a una doccia fredda di questo genere, io francamente non so che cosa pensare. Invidio la gente che in questi casi scappa per la tangente e dice uno ragiona così, in questi termini così freddi, così criminali, così crudeli, allora è un fascista. Io non so se il signor Stoltenberg sia un fascista e credo proprio di no, i fascisti sono un'altra cosa, però credo che le sue parole siano veramente pesanti come pietre e se fossi lui non, non mi sentirei troppo a mio agio con la mia coscienza dopo averle pronunziato. Ecco, stamattina invece Putin ha detto che il pericolo cresceva ogni giorno e per cui la Russia si è rifiutata, eh, ha rifiutato preventivamente l'aggressione. Ma la mia domanda è, non c'era un altro metodo per rifiutare l'aggressione? C'era solamente eh, la guerra, il conflitto? Lei, dicendo questo, dà voce a una mia perplessità profonda. E beh, naturalmente quando si fa delle domande si cerca anche con i nostri mezzi di dare anche una risposta. Putin in un'occasione che è un'occasione ufficiale ha detto delle cose che come si dicono sempre nelle occasioni ufficiali sono molto spesso mh, in, in una certa misura... False, ipocrite, almeno nella, nella forma. Ecco, quando eh, il presidente Mattarella, il 25 aprile, ha detto che resistere vuol dire eh, opporre resistenza, armata o no, a un invasore, beh, insomma, ci siamo accorti tutti che il presidente Mattarella, in un momento come questo, ha sentito che insistere su un, te, su un tasto particolare, su cui tutti, i suoi predecessori hanno sempre insistito fino ad oggi, a ogni 25 aprile, cioè l'antifascismo, in questo momento sarebbe sembrato un pochino imbarazzante, forse addirittura un po' ridicolo, perché quando si, eh, si sta legittimamente, eh, si appoggia un sistema militare come quello ucraino, che ha, non dico una sua punta di diamante, non è una punta di diamante, ma certamente che ha nel suo schieramento dei reparti paramilitari che si dicono esplicitamente neonazisti, cioè fanno una cosa che nemmeno Casapound osa fare così esplicitamente. Beh, io mi chiedo, in un paese dove tutte le volte che un povero Cristo di Casa Pound mette il naso fuori della porta, viene segnato a dito, eh, inghiottire eh, la, eh, il reparto Azov è un pochino difficile. Io capisco eh, gli, gli iscritti all'Ampi che hanno protestato e capisco meno come i dirigenti dell'Ampi a un certo punto abbiano fatto macchina dietro davanti a una cosa di questo genere. Però, questa è una delle tantissime contraddizioni, non è importante. Eh, in ogni modo c'è anche questo in questo gioco mh, complicatissimo, anche di tipo matiale, che è questa guerra. D'altra parte Putin a buon gioco sulla Piazza Rossa, il 9 maggio, a evocare uno dei fantasmi mh, che sono. Più cari al popolo russo, perché ci sono, ci sono i fantasmi che fanno paura, ci sono quelli a cui si è, si è anche affezionati. Ecco un fantasma a cui il popolo russo, e qui io rievoco anche dicendo questo, i miei ricordi di studente a Mosca del 1970, piena Unione Sovietica, quel fantasma c'era già, uno spettro che si aggira per la Russia, tanto per parafrasare Marx e Engels. È l'accerchiamento. Nella cultura russa contemporanea, ma già in età zarista, già al tempo guarda caso della guerra di Crimea nel 1854, un russo eccellente che era il tenente, tenente d'artiglieria e conte Lev Tatsoi, che era lì a, a difendere Sebastopoli come ufficiale d'artiglieria, diceva: Ma insomma, eh, sarà un caso. Tutti parlano male del sultano di Istanbul, è un barbaro musulmano, è un nemico di noi cristiani. Castoi parlava naturalmente del russo dell'Ottocento, eccetera, eccetera. Però al momento opportuno io a Sebastopoli mi vedo tutti lì, schierati tutti insieme, i liberali inglesi, i liberali francesi, uh, l'imperatore d'Austria non c'è, ma c'è un reparto del Kaiser, il de, 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 um, Kaiser non c'era ancora, del re di Prussia, per esempio, e tutti sono lì a difendere chi? Il sultano, quello che per secoli hanno insultato come impalatore, come barbaro, come refrogrado, nemico della Santa Croce, e adesso se ritrovano tutti lì. Perché ce l'hanno con noi? E perché ce l'hanno con noi? Perché noi siamo la grande potenza cristiana che rappresenta veramente la prosecuzione dell'impero romano, eccetera, eccetera, eccetera. Queste cose possiamo togliere l'aggettivazione che ci metteva il conte Tolstoj e metterci l'aggettivazione che usava, per esempio, il maresciallo Stalin, o che più tardi hanno usato tanti, lo stesso Gorbaciov e poi lo stesso Putin. Noi facciamo. Uh, inspiegabilmente paura agli occidentali, gli occidentali ci ritengono uh, degli europei sì, ma solo fino a un certo punto siamo sul limite, siamo dei barbari, siamo dei discendenti dei barbari sarmati, dei barbari unni, eh, ci temono e nello stesso tempo hanno paura della nostra grande cultura, eccetera, eccetera. Ecco, questa idea dell'accerchiamento è molto cara ai russi. I russi, I russi sono, una, sono anche un popolo romantico, anche nel senso proprio letterale del termine, e hanno, direi, e questo lo dico con invidia, come visto il mestiere che io faccio, hanno mediamente una cultura, anche che oggi la chiameremmo classica, un pochino migliore di noi occidentali. Noi occidentali abbiamo fatto una scelta che è quella dell'individualismo e della tecnocrazia e anche la scelta del benessere, che è una scelta edonista. Io sono lontanissimo dal dire che abbiamo sbagliato. Certo, però, i russi sono diversi in questo e noi notiamo che in questo gli ucraini sono rimasti abbastanza, fra virgolette, russi. Quando il signor Zelensky, che in fondo è un attore... Posta van spettacolo, non è molto di più. Quando mi chiedo quanto quanto efficace come attore, stando a quello che si vede alla nostra televisione, è meno un granché. È beautiful, beautiful è molto meglio dei, dei, degli sceneggiati di Gerensky, però quando Gerensky fa la faccia feroce e non contento del fatto che gli diamo aiuti, gli diamo soldati, gli di... no, soldati per il momento non li abbiamo dati, però non è vero, perché poi i consiglieri militari ci sono. E poi c'è questa bolla, che per il momento non è mai stata indagata dai nostri mass media, dei volontari, perché che ci siano volontari iper, iper sovietici, iper comunisti che vanno a difendere la Russia, perché? Oppure... Volontari ortodossi che vanno a difendere la santa Russia nel nome della, della Chiesa ortodossa di Mosca lo sappiamo. Eh, per quanto riguarda gli occidentali, c'è qualcuno che è stato preso prigioniero, non si capisce, insomma, goccia qualche, qualche informazione, però non riusciamo ad avere ancora il quadro. Probabilmente ci sono anche soldati. Ma il problema è che il mondo. Mh, il mondo ucraino è un mondo che in questo momento è allineato e coperto ed è opposto evidentemente a una forza che lo sta, lo sta minacciando. Ma noi non abbiamo l'impressione che ci fosse un pericolo come quello ventilato da Putin nel discorso di stamani. Non abbiamo l'impressione che la Nato... L'Occidente volesse in qualche modo mh, aggredire o stesse per aggredire l'Unione Sovietica. Però, questo elemento demagogico che c'è senza dubbio nel discorso di Putin bisogna mh, un po' comprenderlo alla luce dei moventi reali di Putin. In effetti, dopo la Costituzione della Nato, che di per se stesso nasce come mh, alleanza difensiva, però nasce come alleanza difensiva nei confronti di una forza che era l'Unione Sovietica del, del maresciallo Stalin, che però si era fermata nel 1945 ai margini dell'Europa, aveva sottoscritto i patti di Yalta e non dava l'impressione di voler andare oltre quei patti gli occidentali non si fidavano, soprattutto non si fidavano gli Stati Uniti d'America, hanno costituito questo vallo difensivo, a questo punto però il vallo difensivo è un elemento al suo interno obiettivamente a sua volta aggressivo ce l'ha, perché poi ci sono anche le guerre di difesa preventiva, come ci ha insegnato il presidente Bush al tempo dell'Iraq. Facendo un ragionamento di questo genere... Maresciallo Stalin nel corso dei ripari è stato l'anima del patto di Varsavia, l'antinato anti, a testa sovietica. Poi il patto di Varsavia si è dissolto nel 90, la Russia ha avuto questo periodo, questa caduta verticale, si è lentamente rialzata e bisogna dire che in questo lento processo di risalita. E anche che non è stata soltanto sociale, economica, politica, culturale, militare, ma è stata anche, ora sto per, dire una, per pronunciare un aggettivo che non va più di moda, che è stata anche spirituale, in termini di rinnovato orgoglio eh, identitario. Eh, sono cose pericolose, lo so, però sono cose che hanno anche un elemento positivo quando si tratta di risalire la china dopo essere caduti in un abisso. E di questo i russi eh, ringraziano, continuano a ringraziare Putin, perché il Putin dei primi anni 90, in questo senso, dopo eh, l'indicibile comportamento del leader precedente del, di Yeltsin, è stato veramente un'ancora di salvezza. Ora il fatto che lui, che è sempre lui, invecchiato di 30 anni, forse ammalato, tutto quello che vuole, ma che ci dice c'è in corso un nuovo tentativo di assalto, beh noi, io penso che possiamo, mi auguro che i nostri governanti, a cominciare dal, dal Presidente degli Stati Uniti d'America, siano in grado in questo di mh, rassicurare Putin, da un lato, e di scoprire il fatto che racconta delle balle dall'altro, però, attenzione, perché un elemento di, di accerchiamento, perlomeno un elemento di avanzata, c'è e non è troppo pacifico. La Nato nel 90, con Gorbaciov, il segretario di Stato di allora, mi pare fosse Baker, questo è un impegno preciso, certo, è un impegno che non si è mai tradotto in un protocollo, in un vero e proprio protocollo diplomatico e tantomeno in un documento politico. Però il famoso impegno non avanzeremo nemmeno di un pollice verso Oriente, beh, quel, quella frase detta nel 90 da Baker è diventata, è stata smentita eh, platealmente altro che pollice, è un pollicione di molte, molte migliaia di chilometri. Allora era fermo alle, alla vecchia cortina di ferro, all'altezza della divisione fra Germania Est e Germania Ovest. Oggi è arrivato fino all'Ucraina. Certamente quello che ha ottenuto Putin in un'operazione militare meno brillante, di gran lunga meno brillante di come lui si sarebbe aspettato, e ci saremmo forse aspettati anche noi, però quello che ha ottenuto Biden è che a un certo punto Zelensky per gli ucraini e la NATO stessa hanno dovuto ammettere che non è il caso che l'Ucraina entri nella NATO. Potrà entrare nell'Unione Europea ma sarà trattata come quei paesi, la Svizzera, l'Austria, la Danimarca, la, 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 la Sve, la la, 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 mi pare altro, che sono nell'Unione Europea europea ma non sono nella nato il che vuol dire hanno una, una sorta di eh, neutralità fra il blocco occidentale rappresentato dalla nato e il blocco orientale che non è più rappresentato dal blocco, dal, eh, dai paesi del patto di varsavia ma è rappresentato dalla russia da alcuni paesi satelliti della russia eccetera, che ci sono la bielorussia il kazakistan la mongolia eccetera eccetera e in prospettiva è un blocco, questo, ragguardevole, certo più debole del, da molti punti di vista del blocco occidentale, soprattutto più debole dal punto di vista militare, però è, un, è qualcosa di consistente, di, eh, di non trascurabile e soprattutto è qualcosa che potrebbe guardare sempre di più alla Cina. Ora noi, io credo, che noi come occidentali Possiamo essere più o meno fieri o non fieri o, o critici eh, del, nel nostro essere occidentali, ma lo siamo. E noi come occidentali non abbiamo interesse ad a spostare la nostra linea di fuoco, costituita dal limite della NATO, che, che è un limite militarizzabile in ogni momento, a spostarla sempre di più a Oriente. Noi, Avremmo forse interesse a creare semmai una fascia di paesi neutrali che possano fare da cerniera, che possano parlare con le due parti. Io credo che la funzione che fino a ieri aveva la Finlandia, da cui questo, questo verbo che molti diplomatici e politici usano con disprezzo, ma io non trovo proprio perché si debba disprezzarlo, finlandizzazione. Finlandizzazione non vuol dire disarmo unilaterale, disarmo che lascia chi lo sceglie in balia di tutti. No, vuol dire che la Finlandia è tutt'altro, è un paese disarmato. È un paese di, i cui cittadini, come gli svizzeri, fanno il, servizio, fanno il loro servizio militare tutte le domeniche. E le esercitazioni eccetera eccetera è quasi patetico vedere i piccoli carri armati finlandesi a Helsinki a Turku che di sabato sera o di domenica circolano per le strade è anche divertente però è una prova che non si tratta assolutamente di, di gente che alza le mani i finlandesi hanno dimostrato durante la seconda guerra mondiale di essere anche forti e duri però che loro siano Neutrali, questa è una garanzia per tutti. Che adesso la Finlandia entri nella NATO, ehm, spostando di nuovo il possibile, la possibile linea di fuoco, di nuovo ad Oriente, e su un confine ancora più allarmante di quello dell'Ucraina. Fateci caso: basta la normalissima. Eh, enciclopedia geografica della la Garzantina di Geografia per vedere qual è il confine della Finlandia per capire che i missili di nuova generazione, quelli che fanno più di 3.000 km, eccetera, a testata nucleare, non solo potrebbero arrivare a Mosca ma anche a San Pietroburgo. Ora, eh, se la Finlandia entra nella Nato a tutti gli effetti e gli altri comandi della Nato decidono di armarla beh, si torna al punto di prima. E questo sarebbe bene che su questo ci dessero delle assicurazioni, e, perché a questo punto Zelensky l'ha detto, e nessuno degli, eh, dei sostenitori di Zelensky o dei, dei mandanti di Zelensky. Ha replicato, ha affermato che il suo interesse è l'ingresso nell'Unione in Europea, non l'ingresso nella NATO. Quindi ha configurato un paese che in futuro sarebbe un paese neutrale, come la Finlandia. Questo per i russi è, un, è, un col, è anche un colpo al cuore: è un colpo al fegato. Li, fa, li addolora, li umilia e li fa arrabbiare perché i russi hanno difficoltà, ma questo si capiva, anzi mio padre l'abbia anche detto, si capiva dal discorso di Putin e del resto è noto, hanno difficoltà a digerire il fatto che gli ucraini in blocco non si sentano più russi e sostengono che questo è un gioco della classe dirigente scellerata che loro si sono dati, di questo teatrante... Eh, assetato di potere che è andato al governo, e che invece gli autentici ucraini pensano diversamente. Io non lo so. Io sono, conosco poco, ma qualcosina sì, di questi paesi e di questa gente, e ho l'impressione che veramente negli ultimi decenni ci sia stato qualcosa. E soprattutto il biennio 2012-2012-2015, la guerra nel Donbass anche certi errori e certi orrori combinati dai russi in quel momento, perché gli ucraini appaiono molto disamorati dai russi e a giudicare da quello che emerge anche da qualche piccola cosa, qualche piccolo interrogatorio che abbiamo visto, non sappiamo quanto autentico, quanto truccato, il prigioniero russo preso dagli ucraini, gli ucraini hanno sottolineato il basso morale, la mancanza di motivazione, in effetti un certo imbarazzo si nota in tutti i russi, io ne conosco anche qualcuno, anche qui in Italia, che parlano dell'Ucraina, hanno difficoltà a concepire come una, un ucraino non possa più sentirsi russo dopo almeno tre secoli di storia comune e visto che tanti illustri figli della madre patria russa sono nati in Ucraina e sono ucraini, si cita il solito Gogol, ma ce ne sono altri. E questo è un elemento culturale che a noi, a noi sfugge, che noi siamo abituati a sottovalutare perché non conosciamo queste cose, però è un elemento che vede gli ucraini con il loro nuovo senso nazionale, chiaro che poi ci sono i nazionalisti che soffiano sul fuoco, è chiaro che poi c'è la frangia lunatica neonazista, però... Gli ucraini di oggi amano sottolineare per esempio che non è vero che l'ucraino è un dialetto russo, come si legge ancora oggi in alcune enciclopedie, che l'ucraino è una lingua vera e propria e se, se, se somiglia al russo, ci somiglia senza dubbio, ma somiglia soprattutto al bielorusso o ancora di più al polacco. E quindi diciamo che l'ucraino non è simile all'italiano, ah, al russo come l'italiano è simile al francese e allo spagnolo, l'ucraino è simile al russo come l'italiano li, è simile al portoghese o al rumeno, che noi sentiamo come lingue neolatine sì, ma non così vicine. Il che vuol dire che gli ucraini oggi si va da un senso di, di odio, di delusione, di... Di nemicizia, beh, insomma, una madre che ha, per, che ha perduto un figlio in questa guerra, capisco perfettamente, non se la senta più di continuare a amare i russi. Può sembrare grottesco che poi se la prenda con la musica eh, di, di Mussolski o con i romanzi di Dostoevsky, ma è quando si nutre, si comincia a nutrire una. Inimicizia nei confronti collettivamente di un'etnia eh, è abbastanza umano, anche se è illogico, eh, prestarsi a questo, di, a questo tipo di gioco, di malvagio gioco intellettuale che poi entra, entra in circolo. I russi continuano a dire: Ma gli ucraini sono parte di noi, come ha sempre detto anche eh, Putin, facendo un discorso che gioca alla sua politica. Gli ucraini ormai, anche quelli che continuano a pensarlo, alcuni sono stati messi in galera, altri sono stati trattati peggio ancora. Le notizie sul, su queste cose non ci sono arrivate fino ad oggi, oggi continuano ad arrivarci e avremo qualche piccola sorpresa al riguardo. Però certamente il senso del rapporto reciproco russo-ucraino non è simmetrico. E, i russi possono anche macellare gli ucraini, ma in un certo senso continuano a considerarli fratelli. Gli ucraini sono stati macellati dai russi e non li considerano più fratelli. Questo è uno schema generale e come tutti gli schemi generali guai a prenderlo alla lettera, però se lo teniamo presente come indicatore, tenendo presente tutte le incertezze e le inesattezze del discorso, forse ci aiuta a capire qualcosina in più. Sì, speriamo che queste parole possano aiutare tutti ad una maggiore comprensione perché ce n'è bisogno e ad una maggiore riflessione soprattutto per riuscire a vagliare meglio le notizie che ci vengono date e come ci vengono date. E la salutiamo professore, la ringraziamo per essere stato con noi e la salutiamo perché c'è anche altri impegni. A me e... bisogna lavorare. <ride> per fortuna sì. E Grazie. speriamo di poterci vedere presto con notizie magari più positive. Grazie, vederci anche, anche più chiare, anche <ride>